Allora, arrivati a questo punto, ho rimontato le varie viti della scocca metallica e dobbiamo fare nient'altro che rimontare le varie componenti. Partiamo dall'alimentatore. Allora, prendiamo l'alimentatore, lo montiamo facendo combaciare questa parte qui con la presa. Allora, entrata, poi attacchiamo questa parte qui, questa linguetta, l'interruttore bianco, nella sua parte giusta. Poi dobbiamo mettere le viti, ricordiamo sempre quelle un po' più lunghette. Sono 5. Le solite vite, insomma. Adesso mettiamo questa qui, quella un po' più particolare. E riagganciamo la linguetta. Posto. Adesso andiamo ad attaccare il wireless, questo qui, e abbassiamo questa linguetta. Ok, rimettiamo la linguetta questa blu al suo interno, quindi alziamola, facciamola combaciare. Un po' noiosetta, ok. E adesso andiamo a mettere le viti. Qui ci andrà la vite quella dorata. E dall'altra parte queste due viti metteremo quelle un po' più piccole. Ah, una volta avvitato, dobbiamo riattaccare solamente il lettore Blu-ray. Allora, ricordiamo che il lettore Blu-ray non è attaccato, cioè non è legato a nessuna vite. Dobbiamo solamente riattaccare questa linguetta blu nella sua posizione. Quindi alziamo la linguetta nera, facciamo combaciare. E poi la richiudiamo, ok. Perfetto, posizioniamo nel modo giusto e riattacchiamo la linguetta bianca. Così. Adesso abbiamo finito, dobbiamo rimontare solamente la scocca.